È chiaro che è forse il momento più difficile dell'ultimo periodo del Pescara. Che succede? Perché abbiamo perso una partita contro la prima della classe, una squadra forte, quindi ci poteva stare, potevi perdere la partita. Peccato, perché poi alla fine non è che abbiamo demeritato così tanto, visto che poi nel secondo tempo potevamo tranquillamente pareggiarla la partita. Il primo tempo sicuramente hanno giocato meglio loro, anche a favore di vento che non guasta. Nel secondo tempo credo che il Pescara ha fatto qualcosina in più del Cesena, però stavamo giocando contro una signora squadra, lo sapevamo, e ci poteva stare pure di perdere questa partita. Io non sono rammaricato per questa partita, per le altre forse sì, ma questa è una cosa che ci poteva anche stare. Ecco Presidente, però la cosa che non è piaciuta del Pescara è che non è riuscita a dimostrare nulla del calcio zemaniano, nel senso qualche fiammata di Cangiano e Franchini entrati nel secondo tempo, per il resto però si è visto poco. Troppo forte il Cesena o ha effettivi problemi questo Pescara? Ma il Cesena, ho detto, il Cesena è una squadra forte, non è un caso se sta là davanti e c'ha i punti di vantaggio che ha, quindi sicuramente poi quando tu non riesci a fare qualcosa va dato merito anche all'avversario, non è che puoi fare quello che vuoi. Ripeto, io sono più rammaricato per le partite che abbiamo lasciato per strada prima e non questa del Cesena. Questa del Cesena incontri la prima della classe, ci può stare che perdi la partita, come ci poteva stare tranquillamente di pareggiarla poi. Chiaramente il Pescara scivola a meno 15 con una partita però in meno rispetto al Cesena. Difficile poter parlare più di campionato di vertice, occorre lavorare a gennaio in sede di mercato per essere con una squadra più adatta a Zeman nei playoff, d'accordo? No, non sono d'accordo per niente proprio, occorre lavorare e basta. Senza mercato? Ma il mercato arriverà a gennaio, poi lo vedremo, ma non è che dobbiamo pensare al mercato, dobbiamo pensare a lavorare, perché se questa squadra aveva fatto bene all'inizio può farlo anche adesso. Zeman ieri in conferenza ha detto una frase molto importante, ha detto: io dai miei centrocampisti, dai miei play cerco giocatori che verticalizzano, invece noi andiamo in orizzontale, gli attaccanti vorrei che attaccassero l'area anche senza palla, occupassero l'area, e ha detto i nostri hanno altre caratteristiche ma sono forti tecnicamente. Come l'ha letta lei? Ma io l'ho letta che quando tu c'hai giocatori forti possono giocare dovunque, quindi l'avrei letta diversamente se avessi detto che avevamo giocatori scarsi. L'ultima da parte mia, chiaramente devo farle la domanda, Presidente, perché è arrivato l'ennesimo risultato negativo. Non è in discussione, Zeman. Nel modo più assoluto. Massimo Fabio per il Presidente Sebastiani. Sì, Fabio. No, ma io il Presidente ho sentito l'altro giorno, penso a Rete 8, che dicesse che se non avessimo fatto risultato stasera il campionato sarebbe stato diverso. Quindi adesso cosa dobbiamo aspettarci da questo Pescara che possa fare un playoff importante? Fabio Ferraresi le aveva detto qualche tempo fa, proprio a Rete 8, che se il Pescara non faceva risultato questa sera poi iniziava un campionato diverso. Cosa si aspetta ora? Vuole un filotto di risultati o qualcos'altro? No, mi aspetto che si riprendi la strada che avevamo iniziato a percorrere all'inizio campionato e fare un campionato che ci veda lì davanti a lottare per le posizioni che poi saranno importanti per i playoff.